presento, sono Francesca Vianello, responsabile del servizio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia. Sarò la moderatrice dell'incontro di oggi, ciclo di incontri Yes, We Can, No Cancer, Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, focus su seno e polmone, con l'hashtag You No Cancer, Nothing is Impossible. E il ciclo di incontri su tutto il territorio nazionale è nato, è partito a settembre con l'incontro di lancio, di apertura a Roma, proprio alla sede della Commissione europea e si svolge lungo tutto l'arco dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre con una chiusura a gennaio 2024. I webinar sono organizzati appunto in modalità virtuali in modo da essere fruibili su tutto il territorio nazionale, perché su tutto il territorio nazionale sono i partner che hanno coorganizzato il ciclo degli incontri stesso. Partner che sono una parte della grande rete Europe Direct della Commissione europea, rete di informazione e comunicazione alla cittadinanza diffusa su tutto il territorio nazionale ed europeo. Uffici di vicinanza, di prossimità ai cittadini e alle cittadine europee voluti dalla Commissione europea, che insieme con il Parlamento europeo hanno fortemente voluto il ciclo di incontri di oggi. Partner, quindi organizzatori dell'intero ciclo, sono gli Europe Direct dell'Università di Chieti, del Comune di Nuoro, della provincia di Verona, Roma Innovazione presso il l'Università di Siena, il Consorzio Universitario della provincia di Trapani, il Comune di Venezia e la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Campobasso e la Regione Lombardia. E incontri sono poi coperti, appoggiati da una serie di partner associati su tutto il territorio nazionale, sia al ciclo nel suo complesso, sia i singoli webinar. Vedete qui in sovraimpressione l'elenco nutrito di organizzazioni nazionali e territoriali di varia natura, che hanno veramente contribuito alla diffusione della notizia e addirittura in alcuni casi hanno stretto delle collaborazioni con delle organizzazioni e degli istituti di formazione per l'ottenimento di crediti nella partecipazione del ciclo di webinar stessi. Quindi ringrazio i colleghi e le colleghe degli Europe Direct, perché dietro ad ogni organizzazione poi alla fine ci sono sempre delle persone che si spendono in prima persona. Prima di entrare nel vivo dell'incontro di oggi, permettetemi però di citare, di richiamare l'attenzione alla nostra Giulia Cecchettin, una ragazza nel nostro territorio proprio veneziano. Quindi ci tengo a citarla alla vigilia proprio del 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
tema purtroppo quanto mai attuale. Perdonatemi, ma pensavo opportuna il ricordo a questa nostra giovane donna. Entriamo ora nel vivo dell'incontro di oggi, il sesto webinar, che si focalizza sull'importanza dello sport e dell'arte sia nella prevenzione che nel trattamento dei tumori. Quindi prima, durante e dopo la malattia, tra l'altro, nel suo insieme, come stile di vita e come approccio. L'incontro di oggi avrà una serie di relatori che ringrazio sin da ora. Partiremo con Francesca Racioppi, capo ufficio OMS Centro Europeo Ambiente e Salute dalla sede di Bonn, Jennifer Foglietta con la struttura complessa oncologia medica e traslazionale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, la presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e per chiudere il dottor Carlo Pianon, presidente di LILT Venezia. In chiusura avremo la possibilità delle domande del pubblico anzi, in realtà per la prima relatrice Racioppi sarà possibile farle subito al termine del suo intervento perché poi dovrà lasciarci dal collegamento. Un veloce richiamo al webinar cioè, vorrei contestualizzare il ciclo di webinar. Il webinar precedente a quello di oggi, che ha un senso inserito nella perdonatemi, eccolo qui, inserito appunto nella logica di questo scorrere degli incontri del webinar di giovedì scorso, si concentrava sull'importanza di una corretta alimentazione, sia nella fase della prevenzione che della cura dei tumori. Quindi stili di vita alimentari sani prima, durante e dopo. Quindi l'incontro di oggi quindi si contestualizza, quindi degli stili di vita legati allo sport e anche all'arte, al modo di vivere che coadiuva prima, durante e dopo i tumori, ma la malattia nel suo complesso. Il settimo incontro, invece quello della settimana prossima, avrà un focus particolare perché si concentrerà sui finanziamenti europei nel settore della salute, webinar quanto mai utile, pratico e puntuale sull'aspetto quindi dei finanziamenti europei a questo importante settore che è quello della salute. Entrerei ora nel vivo del nostro webinar, dando subito la parola alla nostra prima relatrice, la dottoressa Francesca Racioppi, capo ufficio OMS, Centro Europeo Ambiente e Salute dalla sede di Bonn. Chiedo alla dottoressa Racioppi, che ringrazio da subito, un focus sull'importanza dell'esercizio fisico per la prevenzione delle malattie, appunto un respiro più ampio e uno stile di vita rispetto a tutta la malattia in generale, quindi non solo legata al tumore. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie Francesca.
E grazie ancora una volta al Formez per l'invito che mi avete rivolto. È il secondo appuntamento a cui ho la possibilità di partecipare con enorme piacere e mi fa molto piacere anche salutare le più di 130 persone che questa mattina si sono collegate per l'evento. Fatemi iniziare questa piccola esposizione sull'importanza non tanto dello sport, ma proprio dell'attività fisica, di essere fisicamente attivi, quindi in senso ampio, di qualunque tipo di movimento, con una condivisione molto personale. Ho scelto questa foto per illustrare la presentazione, perché allora è una foto che mi ritrae insieme alla dottoressa Salvi, che è una delle organizzatrici di questa manifestazione, che mi fa piacere di salutare e ringraziare per il grande lavoro fatto. Ma al di là di questo, è una foto che sintetizza che cos'è l'attività fisica. È una sensazione di benessere, in qualche modo di felicità. Di raggiungimento delle nostre potenzialità, delle nostre capacità. È qualcosa che fa bene al fisico e fa bene all'animo, fa bene al nostro modo di relazionarci con gli altri e fa bene al nostro modo di relazionarci con l'ambiente in cui siamo immersi. Questa foto fu scattata durante una vacanza in bicicletta in Transilvania ed eravamo molto felici in quel momento perché avevamo raggiunto una certa quota, quindi ci sentivamo in qualche modo particolarmente motivate e particolarmente affamate. Ricordo che dopo mangiamo con grandissimo gusto, quindi in qualche modo l'attività fisica ci lega alla vita, ci lega alla vita in tutte le sue dimensioni. E ci lega a quella che è la bellissima definizione di salute che 75 anni fa i padri costituenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proposero. Ed è una definizione che ancora oggi rimane valida, nonostante sia stata più volte attaccata come utopistica, come non realizzabile. Ed è una definizione meravigliosa che ancora oggi ci motiva nel campo della sanità pubblica ad operare. La definizione di salute come uno stato di completo benessere da un punto di vista fisico, mentale e sociale. Sono queste tre dimensioni importantissime e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Ecco, questo penso che sia importante per tutti noi che operiamo nel campo della promozione. Operarci per realizzare questa definizione. Avviciniamoci un pochino adesso alla parte epidemiologica, fisiologica. Allora, sappiamo che il cancro è una delle forme di malattie non trasmissibili, di malattie anche cosiddette croniche, che appartengono, che messe insieme costituiscono la maggior causa di morte, disabilità e malattia a livello globale. A livello globale, più del 70% delle morti sono dovute a malattie non trasmissibili. Questo è un enorme cambiamento se pensiamo che fino a 50 anni fa erano soprattutto le infezioni ad uccidere. Ed è un cambiamento globale, quindi vediamo questo trend nell'aumento delle malattie non trasmissibili sia nei paesi ricchi dell'Occidente sia nei paesi con economie emergenti. Principalmente tutto questo è dovuto ad alcuni fattori di rischio che sono in parte vengono collegati e attribuiti ai cosiddetti stili di vita. Ma da un punto di vista di sanità pubblica, parlare di stili di vita è fuorviante perché può mettere la responsabilità della salute interamente nelle mani degli individui, il che è profondamente sbagliato perché gli individui potranno attuare dei comportamenti che prevengono, che promuovono la propria salute soltanto in un ambiente da un punto di vista fisico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, che favorisca questi comportamenti. Quindi sappiamo che ci sono cinque fattori di rischio per le malattie non trasmissibili,
compreso il cancro, e questi sono, quattro di questi afferiscono a in qualche modo comportamenti anche individuali, quindi il tabacco, le diete, la nutrizione, l'attività fisica, il consumo di alcol e l'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico è emerso come il quinto importante fattore di rischio. E quindi qui vedete quanto ci sia non soltanto una responsabilità individuale nell'attuare certi stili di vita, ma ci sia una responsabilità sociale. Se qualcuno di noi può arrivare a scegliere se fumare o non fumare, nessuno di noi può scegliere se respirare o no. Quindi esiste una enorme responsabilità che noi abbiamo come società, come decisori, nel creare le condizioni in cui gli stili di vita sani siano facili e possibili ed incoraggiati e naturali. Non dovremmo pensarci, dovrebbe essere qualcosa, diciamo, di automatico nella nostra vita. L'attività fisica in questo campo riveste un ruolo fondamentale. Il corpo umano è fatto per muoversi. Non è fatto per star fermo. Il cambiamento che noi abbiamo avuto nel corso dell'ultimo secolo con l'industrializzazione, il passaggio da lavori fisici a lavori sedentari, le lunghe ore trascorse a scuola, il tempo dedicato allo svago e al divertimento, sempre più interfacciato da schermi, dall'utilizzo dei social media e così via, ci ha reso molto meno mobili di quanto noi non fossimo nel passato. L'essere umano è nato come cacciatore e raccoglitore, quindi per definizione il nostro corpo è fatto per spostarsi, per muoversi, per esplorare. E quindi la mancanza di attività fisica è a livello mondiale il quarto fattore di rischio per la mortalità. Nella regione europea, quando io parlo di regione europea per l'OMS, parlo di 53 paesi, quindi l'Unione Europea, ma anche i paesi che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica, ma anche Israele, la Turchia, i Balcani. Questi 53 paesi, in questi 53 paesi, ogni anno circa un 10% di mortalità, e quindi tradotto in numeri, circa 1 milione di morti premature, sono dovute al fatto che ci muoviamo troppo poco. E questo è un problema di enorme portata. Dall'altro lato, quali sono le evidenze? Qual è l'importanza dell'attività fisica? E perché noi parliamo di attività fisica, non soltanto di sport? L'OMS ha prodotto e ha pubblicato nel 2020 le ultime raccomandazioni per l'attività fisica. Ci dicono, queste raccomandazioni sono basate sull'analisi delle evidenze scientifiche disponibili e sono organizzate per fasce di età. I bambini hanno bisogno di muoversi almeno per un'ora al giorno, i bambini piccolissimi addirittura almeno un'ora e mezzo al giorno, le persone adulte hanno bisogno di raggiungere un livello minimo di attività fisica di tipo moderato di almeno 150 minuti alla settimana, nel corso della settimana. E abbiamo bisogno di limitare la quantità e il tempo che passiamo in maniera sedentaria e dobbiamo sostituirlo il più possibile con del movimento. Le nuove linee guida dell'OMS introducono inoltre due concetti importantissimi. Il primo concetto è che è vero che per un risultato ottimale ci dobbiamo avvicinare il più possibile a queste raccomandazioni, ma è altrettanto vero che muoversi anche poco, ancorché poco, è meglio che non muoversi affatto. Questo è un concetto fondamentale perché significa, soprattutto per le persone sedentarie, che è sufficiente cominciare ad attivarsi anche in maniera minima per cominciare a vedere immediatamente dei benefici di salute. Il secondo concetto, quindi il primo concetto, è che non c'è in realtà un livello minimo al di sotto del quale l'attività fisica non faccia bene. L'attività fisica fa sempre bene. Il secondo concetto fondamentale è che non c'è una cosa come troppa attività fisica. Più ci muoviamo e meglio è.
Chiaramente ci sono delle situazioni limiti che possono essere quelle dello sport antagonistico, quelle presentano delle situazioni che sono particolari, ma per le persone normali, per me, per voi che siete collegati, più ci muoviamo e meglio è. E il terzo concetto fondamentale è che per essere fisicamente attivi non abbiamo necessariamente bisogno di andare in palestra. Lo possiamo fare, va benissimo, soprattutto se vogliamo avere delle occasioni per avere dell'attività fisica di tipo intenso, quindi perché l'attività fisica viene misurata in termini di durata, frequenza e intensità, quindi vogliamo aumentare l'intensità, questo fa molto bene, soprattutto da un punto di vista cardiovascolare. Ma è importante sapere che l'attività fisica è alla nostra portata in ogni momento della nostra giornata. E questo è un concetto molto importante da un punto di vista di sanità pubblica, perché significa che abbiamo molti più punti di ingresso per aiutare la popolazione a rimanere fisicamente attiva di quanto non si pensasse nel passato. Per i bambini non è soltanto l'ora di educazione fisica o le 2 ore alla settimana di palestra. Per i bambini significa i momenti in cui giocano ad acchiapparella, in cui si rincorrono, giocano a palla, fanno rimbalzare una palla fra di loro. Per noi adulti significa il momento in cui andiamo a fare la spesa e ci portiamo un carrello e andiamo a piedi, anziché prendere la macchina. È il momento in cui scegliamo di fare una passeggiata in bicicletta. E è il momento in cui andiamo a ballare. E potrei continuare. Quindi queste sono delle nozioni, delle acquisizioni di sanità pubblica basate sulle evidenze di enorme importanza per gli interventi. Andiamo a vedere cosa significa essere fisicamente attivi, perché questo è un concetto, a volte si pensa, sì, certo, sì, fa bene, però no, ma ha bisogno di medicina. No, l'attività fisica ha una cosa che è bellissima, non esiste nessun altro intervento di sanità pubblica con delle simili caratteristiche, è efficace. Allo stesso tempo contro praticamente tutto lo spettro di malattie non trasmissibili, più la depressione, il benessere mentale e la prevenzione dell'osteoporosi e la mantenenza il mantenimento dell'attività fisica nell'anziano, della prestanza fisica. Quindi una medicina per tutte le malattie. La seconda cosa è che l'attività fisica è un potente medicinale, tant'è che chi abbiamo le evidenze scientifiche che ci indicano che il raggiungimento di questi livelli minimi raccomandati dall'OMS sono collegati ad una importante riduzione del rischio di cancro, soprattutto del colon retto e del seno, e ovviamente dell'ipertensione, del diabete e degli eventi cardiovascolari. L'altra notizia meravigliosa per chi di noi si occupa di promuovere la sanità pubblica in ambiente urbano è che l'attività mobile, la mobilità attiva, quindi andare a piedi e andare in bicicletta, hanno di per sé degli effetti fantastici. E quindi si tratta di interventi che vanno assolutamente promossi, non solo, aggiungo, perché sono degli interventi che fanno bene alla salute, ma sono degli interventi che fanno bene al pianeta, fanno bene al futuro alle nostre generazioni future, fanno bene allo stesso tempo al raggiungimento di quegli obiettivi ambientali che sono imprescindibili oramai alla sopravvivenza del genere umano, a cominciare dalle emissioni di gas serra e, come dicevo prima, anche la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Quindi, di nuovo, l'attività fisica e in ambito di alcune politiche, in particolare gli spostamenti a piedi e in bicicletta, diventano praticamente una ricetta universale. Fa bene a tutti e fa bene a tutto. Dopo questa prolusione capirete perché all'OMS siamo così eccitati e siamo così motivati a promuovere in particolare la mobilità attiva all'interno delle città, ma anche nel turismo, proprio perché ci consente di ottenere questi obiettivi che sono multipli e ugualmente importanti. È ciò che noi chiamiamo i tre vincitori, triple win, no? Quando si possono ottenere degli obiettivi allo stesso tempo sul piano sociale, ambientale e di salute.
La dottoressa Salvi è stata così cortese da rendere questi riferimenti bibliografici disponibili sulla piattaforma del webinar. E per aiutare i decisori a rendersi conto, a quantificare, perché vi dirò, la domanda che io ricevo in continuazione dai sindaci, dagli assessori è: ma non è pericoloso far mandare la gente a piedi in bicicletta, ma poi ci sono gli incidenti, ma poi c'è l'inquinamento atmosferico? Ecco, all'OMS abbiamo sviluppato uno strumento che consente proprio di operare queste simulazioni, di operare dei modelli. E la buona notizia è che, siccome l'attività fisica è così potente nel darci dei benefici da un punto di vista sanitario, anche l'esposizione, il fatto di averla, di andare a piedi o in bicicletta, anche in situazioni urbane europee normali, non nega il beneficio di salute. Quindi in realtà abbiamo visto che bisognerebbe andare in bicicletta ogni giorno per 3 ore al giorno a Nuova Delhi per vedere il beneficio dell'attività fisica superato dal rischio dell'esposizione all'inquinamento atmosferico. Attenzione, questo non significa che dobbiamo trascurare l'inquinamento atmosferico, significa anzi che ci dobbiamo adoperare per raggiungere i livelli di inquinamento atmosferico che siano in linea con le raccomandazioni dell'OMS e che non presentino un danno, ma allo stesso tempo non dobbiamo restare inattivi rispetto a questa opportunità. Mi avvio a concludere questa introduzione sperando che vi abbia motivato come ha motivato me molti anni fa, quando ho cominciato a scoprire la bellezza del muoversi. L'ho cominciato a 4 anni perché amavo la danza. Il muovermi fa parte del mio essere. Il sentire il passo che si muove col ritmo del cuore è un'esperienza individuale, e nel corso della mia carriera sono stata felice di vedere che un'esperienza individuale è supportata da meravigliosi dati di evidenza che ci supportano e che ci aiutano ad andare avanti. Grazie per il vostro lavoro e per l'attenzione, e buona giornata. Grazie alla dottoressa Racioppi. Veramente la parola d'ordine è essere attivi, dove l'essere attivi è uno stato dell'essere, appunto, che prende il fisico ma anche lo spirito. E questo include sia l'attività fisica, poi vedremo anche le varie forme, le forme d'arte. Quindi ringrazio davvero la dottoressa Racioppi. C'è già una domanda del pubblico, chiedono se ci sono delle risoluzioni da parte degli stati per perseguire questi obiettivi salute. E chiedo alla dottoressa Racioppi di attivare il suo microfono, grazie. No. Non la sentiamo in questo momento, dottoressa. Francesca, devi attivare il microfono che si trova in alto accanto alla scritta Europe Direct Roma Innovazione. Vedi che ci sono poi dei simboli, uno di quelli è il microfono, e dovresti, è accanto a quello che hai utilizzato per attivare la webcam, perché noi non ti sentiamo. Non ti sentiamo ancora? Niente, non ti sentiamo. È acceso il suo microfono, quindi dovresti allora cortesemente, Francesca, provare a uscire dalla piattaforma e rientrare. Probabilmente si è creato qualche piccolo problema.
Nel frattempo, in cui si ricollega la dottoressa Racioppi, segnalo, porto l'attenzione a due interessanti pubblicazioni che ha proprio indicato la dottoressa Racioppi, che trovate già nella chat, trovate i link diretti a proposito degli stili di vita sedentari e a piedi e in bicicletta, quindi ve li riporto all'attenzione subito. Inoltre vi segnalo che questi link, le slide di tutti i relatori di oggi e l'intera registrazione audio e video del webinar odierno sarà nel giro di pochi giorni disponibile nel sito del Formez, così come tutti gli altri webinar precedenti e successivi. Ne stando in attesa del rientro della dottoressa, vedo che aumentano le domande alla sua attenzione. Eccola, ecco, è ricomparsa, dottoressa, se Mi vuole provare a... sentite? Perfetto, sì. Bene, non so cosa fosse accaduto. No, nulla, Comunque, abbiamo sì. dato delle informazioni di servizio, ricordo, in questo momento abbiamo due domande, ricordo la prima domanda, se ci sono delle risoluzioni da parte degli stati per perseguire questi obiettivi salute. Sì, la risposta è sì. Considerate che questi obiettivi, che queste risoluzioni sono risoluzioni relativamente recenti, perché l'azione politica cammina in parallelo, anzi, due passi indietro alla conoscenza scientifica. Quindi le acquisizioni scientifiche hanno consentito in anni recenti agli stati membri delle Nazioni Unite, attraverso risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità e del Consiglio Europeo regionale dell'OMS, di assumere delle risoluzioni per la promozione dell'attività fisica con degli obiettivi e dei piani. E questo è molto importante perché si tratta di risoluzioni che danno ai ministeri, per esempio, della sanità, ma anche ai ministeri dell'ambiente e del trasporto, la possibilità di poi sviluppare e di aderire a queste, a questi, a, a, diciamo, agli impegni politici assunti attraverso queste risoluzioni e quindi operare per sviluppare dei piani di azione e delle strategie. Quindi sì, la risposta è sì, per fortuna abbiamo questi strumenti politici e sono molto importanti, soprattutto per chi di voi opera in un campo, diciamo, di decision making e di politiche, perché potete fare riferimento a queste. L'Italia è stata fra i paesi che hanno sottoscritto, hanno adottato queste risoluzioni e quindi in qualche modo possiamo stimolarla a continuare e proseguire su questa strada. E simili risoluzioni sono state prese anche dal sistema del trasporto e dell'ambiente. Quindi c'è una coalescenza, come dire, una convergenza di intenti su cui possiamo far leva. Grazie dottoressa. La domanda successiva, è corretto dire che l'attività fisica è un modo di istituire relazioni sociali, cioè le quali sono ulteriore fattore di contrasto alle malattie? Sì, assolutamente, assolutamente. L'attività fisica è un modo per interagire con l'ambiente sia fisico che sociale. Si può fare insieme. Per questo si dice, no, che per i bambini ci sono degli studi che ci dimostrano che è più importante il gioco disorganizzato, quindi l'attività spontanea in cui loro interagiscono fra di loro, piuttosto che non l'attività organizzata, quindi sono delle forme di attività che raggiungono degli obiettivi diversi di crescita e sviluppo, ma la nostra interazione con altri esseri umani attraverso l'attività fisica, la passeggiata insieme, crea benessere.
Grazie dottoressa, non vedo altre domande dal pubblico, quindi siamo nei tempi per passare al relatore successivo, anzi la nostra relatrice, Jennifer Foglietta. Della struttura complessa di oncologia medica e traslazionale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che tra l'altro ringrazio per la sua presenza anche al webinar precedente, quindi una visione della prevenzione e della cura dei tumori a 360 gradi, quindi nel webinar precedente legato all'alimentazione, invece all'esercizio fisico, quello, odierna. Prego, dottoressa, grazie. Buongiorno, ringrazio i partecipanti e ringrazio gli organizzatori per questo nuovo invito, sempre molto gradito. E faccio i complimenti alla dottoressa Raciopi per la bellissima relazione che mi ha preceduto e a cui io mi riallaccerò per molti aspetti. Abbiamo già parlato nel corso del webinar precedente, appunto, di quanto sia stretto il legame tra cancro e stile di vita, dell'importanza dell'attività fisica e della dieta che spesso concorrono poi al mantenimento del peso forma, che sono strettamente legati a quello che è la potenzialità di insorgenza dei tumori. Come vi dicevo già la settimana scorsa, noi sappiamo che ci sono dei fattori di rischio comportamentali che sono noti per essere associati con l'insorgenza di tumori e ogni anno vengono stilate quelli che sono una che si chiama i numeri del cancro, che ci dà un'idea dell'incidenza e della prevalenza delle patologie oncologiche in Italia. Ebbene, nell'ultima pubblicazione si evince che ci sono circa 390.000 nuove diagnosi di cancro ogni anno in Italia. E il dato allarmante è che il 40% si stima potessero essere evitate modificando lo stile di vita, cioè andando ad agire su quei fattori appunto modificabili che sono il fumo, l'alcol, i fattori dietetici, l'eccesso ponderale e l'inattività fisica. E proprio di quest'ultima parleremo oggi e della correlazione con il cancro. Noi sappiamo che ormai ci sono tantissime evidenze in letteratura che ci dicono che ci sono degli effetti benefici dello sport, ma direi dell'attività fisica in generale, nella riduzione dell'insorgenza dei tumori. E in particolare questi si esplicano attraverso la riduzione dell'indice di massa corporea, attraverso la riduzione del tempo di permanenza delle sostanze tossiche nell'intestino, attraverso un potenziamento, la stimolazione del sistema immunitario, e attraverso la riduzione dell'insulinoresistenza e della produzione di ormoni, come ad esempio gli estrogeni, che sappiamo essere implicati in molti tumori. Abbiamo già visto quelle che sono le indicazioni OMS, cioè per gli adulti viene raccomandata almeno 150 minuti o 300 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità, oppure almeno 75-150 minuti di attività aerobica di vigorosa intensità. Ma che cosa intendiamo? L'attività fisica di moderata intensità, quella che tecnicamente viene detta di 3-6 MET, cioè equivalenti metabolici, significa che è un'attività che richiede una moderata quantità di sforzo e accelera però notevolmente la frequenza cardiaca. Esempi di attività fisica di moderata intensità sono, ad esempio, sono la camminata veloce, la danza, il giardinaggio, i lavori domestici o spostamenti di carichi moderati, inferiori ai 20 kg. Quando parliamo di attività fisica di elevata intensità, significa invece un'attività che richiede uno sforzo maggiore, determina anche un aumento della respirazione che si fa più rapida e un aumento sostanziale della frequenza cardiaca. E è quello che abbiamo quando, ad esempio, facciamo una corsa, con il ciclismo, con la ginnastica aerobica, con il nuoto, con gli sport di squadra o quando spostiamo dei carichi pesanti, diciamo oltre i 20 kg. Ogni età ha un suo, diciamo, corretto movimento, una giusta
quantità e qualità del movimento che viene consigliata. Per i bambini, si consiglia di praticare almeno 60 minuti al giorno di attività fisica moderata o intensa e di non trascurare l'attività aerobica almeno 3 volte alla settimana. Per gli adulti abbiamo visto il tipo, la quantità di attività che viene consigliata. Si raccomanda che l'attività aerobica deve essere suddivisa in periodi di tempo continui, della durata almeno di 10 minuti, perché altrimenti non si attivano quei sistemi di protezione che abbiamo visto. E è indicato praticare anche esercizi di rafforzamento muscolare almeno 2 volte alla settimana. Anche per gli anziani è consigliabile una vita attiva, le persone anche con ridotta mobilità dovrebbero praticare un'attività fisica adeguata al proprio stato di salute almeno 3 volte a settimana, che serve anche a migliorare l'equilibrio e ridurre il rischio delle cadute. E chi a causa delle proprie condizioni non può svolgere attività fisica dovrebbe comunque, diciamo, in qualche modo praticare più moto possibile. Va bene anche camminare o fare le scale, fare giardinaggio, quindi attività a bassa intensità che comunque consentono di evitare la sedentarietà. Il dato allarmante viene proprio nei bambini, direi. E questa survey, pubblicata 3 anni fa su una rivista molto autorevole, ci dice che sebbene si è visto che i bambini dovrebbero avere almeno un'ora di attività fisica al giorno, questa survey effettuata a livello mondiale su oltre 1,5 milioni di studenti tra gli 11 e i 17 anni ci dice che oltre il 78% dei ragazzi e ben l'85% delle ragazze nel mondo non svolge regolare attività fisica. Quindi, come per dirvi che queste raccomandazioni dovrebbero essere diffuse e sicuramente implementate. L'attività fisica ha sicuramente un ruolo di provata efficacia nella prevenzione dei tumori, soprattutto di alcuni tipi di tumori, ad esempio quello del colon. Esistono più di 50 studi specifici che dimostrano che nelle persone che praticano un'attività fisica regolare c'è una riduzione del rischio di ammalarsi, che è proporzionale all'intensità, alla durata e alla frequenza della pratica sportiva. Quindi, come dire, appunto, non c'è una soglia al di sotto della quale l'attività fisica non funzioni, ma più siamo attivi e più abbiamo una riduzione del rischio di ammalarci di tumore del colon. Che si stima che le persone attive hanno appunto un rischio di sviluppare questo tumore che è inferiore del 30-40% rispetto alle persone sedentarie. Anche per quanto riguarda la mammella, esistono tantissimi studi in letteratura che dimostrano che un'attività fisica frequente e intensa riduce il rischio di sviluppare il tumore mammario attraverso la riduzione del peso, soprattutto della massa grassa, attraverso la riduzione degli ormoni circolanti, soprattutto gli estrogeni, la riduzione del fattore di crescita insulino-simile e migliorando l'attività del sistema immunitario. Ci sono dati anche per quanto riguarda la prevenzione del tumore del polmone. È importante sottolineare che però per il tumore del polmone è soprattutto il fumo il fattore preponderante che porta alla carcinogenesi. Purtroppo il fumo è un aumento soprattutto nelle donne e anche chi è attivo, in realtà l'attività fisica non riesce a contrastare l'effetto negativo del fumo. E per quanto riguarda il tumore dell'endometrio, anche qui esistono invece molti dati in letteratura che ci dicono che l'attività fisica permette una riduzione del 20-40% di questo tumore, benefici sono presenti in tutte le età. E anche qui il meccanismo protettivo dipende principalmente dalla riduzione del peso e della conseguente diminuzione degli ormoni femminili in circolo. Dati più contrastanti ci sono sul tumore della prostata, tuttavia i ricercatori ipotizzano che gli effetti maggiori dell'attività fisica, potrebbero essere dovuti a una sensibile riduzione degli ormoni nei pazienti, nei soggetti sani attivi, che farebbero sì che sarebbero meno a rischio di sviluppare un tumore della prostata.
Il Ministero della Salute 2 anni fa ha dato delle raccomandazioni specifiche per i pazienti che hanno avuto una storia di tumore, quindi ha dato importanza, ha sottolineato l'importanza dell'attività fisica non solo a livello di prevenzione dello sviluppo dei tumori, ma anche in chi ha avuto già una diagnosi di tumore e ha effettuato un percorso di cura. Questo perché i dati scientifici ci dicono che l'attività fisica ha un ruolo anche di prevenzione delle recidive in chi ha avuto una storia di tumore. E particolarmente i dati sono sostanziosi nelle donne con carcinoma mammario. Il Ministero della Salute raccomanda che è necessario motivare le pazienti, ad esempio, che hanno avuto una mastectomia, cioè una rimozione completa della ghiandola mammaria, a riprendere o adottare uno stile di vita attivo ed evitare la sedentarietà che spesso si accompagna alle diverse fasi della malattia, di motivare quindi le pazienti a fare attività fisica e facilitare anche l'adesione di programmi ed esercizi in modo che le donne possano allenarsi anche a casa dopo aver appreso gli esercizi. Inoltre si raccomanda anche l'attività fisica nei soggetti che hanno avuto un'anoplasia del colon. E sappiamo che l'esercizio aerobico, l'esercizio di forza a moderata intensità sono sicuri e benefici sia durante che dopo i trattamenti per la neoplasia. Nelle persone compromesse o sedentarie è raccomandato iniziare con bassi carichi per aumentare gradualmente. Ci si rende conto che i pazienti che hanno un'astomia possono avere difficoltà a fare attività fisica, ma questo non deve rappresentare una controindicazione assoluta all'esercizio. E anche per quanto riguarda le persone con neoplasia della prostata, si raccomanda un'attività fisica regolare. La chiave è proprio la regolarità, più che uno sforzo intenso ma occasionale, ma effettuare un'attività fisica regolare nel tempo che sia proprio come stile di vita e non confinata a un periodo limitato. E questo sicuramente ha un valore anche per i pazienti con neoplasia della prostata. È tanto l'interesse su questi argomenti che la National Cancer Institute, che è un'organizzazione assolutamente di tutto rilievo negli Stati Uniti, ha affrontato questo argomento e ha messo in piedi 4 studi di combinazione di attività fisica e corretta alimentazione in pazienti con tumore dell'ovaio, tumore del retto, tumore del colon e della mammella, per andare a vedere proprio l'impatto in soggetti che hanno avuto una diagnosi di questo tipo di patologie, quanto l'esercizio fisico e l'attività fisica possono essere protettivi nei confronti delle recidive. E strettamente correlato all'attività fisica è sicuramente il tema del peso corporeo. Sappiamo che in effetti l'attività fisica, l'abbiamo visto, ha un valore nella prevenzione, ha un valore però, ribadisco, nella riduzione delle recidive. E sappiamo che dieta e attività fisica concorrono a mantenere il peso forma. Chi è sedentario ha più probabilità di avere un aumento, soprattutto del grasso addominale, che è quello a maggior rischio. E sappiamo che aumentando il grasso addominale aumenta anche il rischio di avere una recidiva, soprattutto di patologie come ad esempio il tumore della mammella. Quindi l'esercizio fisico andrebbe prescritto proprio come una medicina, perché il movimento può essere altrettanto efficace di un farmaco. Per il cancro, ma anche per le malattie cardiovascolari. E la Società Americana di Oncologia, che è la società più rappresentata al mondo per quanto riguarda l'oncologia, più forte nella raccomandazione, ci dice che l'esercizio fisico associato alla dieta è assolutamente importante anche durante un trattamento attivo, quindi non soltanto in chi ha avuto una storia di tumore e fa dei controlli per sorvegliare le eventuali recidive, ma anche chi sta affrontando, ad esempio, un trattamento chemioterapico. Una terapia ormonale o l'immunoterapia. Sappiamo che, ad esempio, la società americana si esprime a favore dell'attività fisica anche in chi ha una malattia metastatica.
in questo caso la letteratura scientifica che ha valutato la fattibilità, la sicurezza e i benefici potenziali esercizio fisico nella malattia metastatica è molto più limitata rispetto alla letteratura che abbiamo nei pazienti che hanno superato il problema cancro, ma sicuramente sappiamo che ci sono delle meta-analisi anche recenti che hanno valutato la sicurezza e i benefici dell'esercizio fisico in chi ha metastasi ossee e si è visto che gli eventi avversi in realtà sono molto rari, mentre i benefici in qualità di vita sono cospicui. Ovviamente l'attività fisica va calibrata in base alla situazione del singolo paziente e va supportata dal consiglio del medico di riferimento. E ci sono anche delle meta-analisi in pazienti con tumore del polmone. Si è visto che anche in chi ha una patologia polmonare l'esercizio fisico è importante e migliora il test del cammino, significa che migliora la capacità respiratoria dei pazienti con tumore del polmone. Si è visto che anche un miglioramento nella qualità di vita. Quindi l'attività fisica nei pazienti oncologici può aiutare a tollerare meglio le terapie? Questa è una domanda che ci viene molto spesso fatta nei nostri ambulatori. La risposta è assolutamente sì, perché mantenersi fisicamente attivi esercita un effetto positivo sulla qualità della vita, rendendo più tollerabile il trattamento oncologico. E vedete quali sono gli effetti collaterali che sono contrastati dall'attività fisica. Sono tantissimi. Sono la riduzione della stanchezza, della sensazione di nausea, per esempio, del dolori articolari, migliora il benessere dell'osso, del tono muscolare, migliorando quindi anche l'equilibrio, migliora la capacità respiratoria, c'è una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e un miglioramento della circolazione sanguigna, oltre ad avere un effetto molto benefico sul benessere psicologico, con una riduzione dell'ansia e miglioramento del benessere psicofisico, aumento della forza e della resistenza alla fatica, controllo del peso corporeo, in generale un miglioramento della qualità di vita. E io qui vi rappresento alcuni di quelli che sono gli aspetti più frequenti, più importanti, a mio avviso, che riesce a contrastare lo sport, l'attività fisica regolare. Ad esempio, sembra un paradosso, ma l'attività fisica regolare riduce la stanchezza, quindi anche se l'attività fisica comporta una fatica muscolare, in realtà sappiamo che è benefica e l'inattività che porta al deperimento muscolare. Più si è sedentari, più in realtà si percepisce stanchezza durante un trattamento oncologico. Quindi un moderato e controllato esercizio fisico può aiutare a sentirsi più energici, potenziando la forza muscolare e rendendo il fisico più resistente. Molto importante è l'effetto dell'attività fisica sulla riduzione del dolore articolare. Il dolore articolare è molto comune nei pazienti che affrontano un percorso di cura per le patologie oncologiche, soprattutto nelle donne che fanno terapie ormonali antiestrogeniche e che molto spesso hanno rigidità articolare. E è un effetto che viene descritto in una donna su due che fa questo tipo di terapia. Ebbene, l'attività fisica regolare migliora la forza muscolare e la flessibilità, soprattutto quelle attività che danno poco carico alle articolazioni, come ad esempio andare in bicicletta, sono estremamente utili nel contrastare questo tipo di fastidi. Inoltre, l'attività fisica regolare permette di mantenere il tono muscolare e contrastare l'osteoporosi, che purtroppo sappiamo che il tumore può causare perdita di densità ossea e anche i trattamenti che si fanno, quindi oltre a prevedere degli trattamenti specifici contro il resorbimento osseo, fare attività fisica consente di rinforzare e mantenere il tono muscolare e migliorare l'equilibrio. E molto importante è quello che è la sinergia tra attività fisica e immunoterapia. L'immunoterapia è sicuramente una delle scoperte più recenti e più entusiasmanti dell'oncologia negli ultimi anni, che ha consentito di raggiungere dei successi sperati per alcune patologie e è rivoluzionaria rispetto a quello che abbiamo fatto da oncologi negli anni passati, cioè mentre abbiamo utilizzato per anni, facciamo ancora, utilizzo di chemioterapia che uccide indiscriminatamente cellule tumorali ma anche cellule sane, l'immunoterapia va a potenziare il sistema immunitario che reagisce nei confronti delle cellule tumorali.
Ebbene, sappiamo che c'è un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario svolto dall'attività fisica, in quanto l'attività fisica migliora la composizione batterica dell'intestino e quindi gioca un ruolo importante nell'attivare una serie di sostanze a scopo antinfiammatorio. E quindi l'attività fisica dovrebbe essere considerata un alleato nell'ottimizzare il trattamento immunoterapico, che è il trattamento di scelta ormai in moltissime patologie oncologiche. Non ultimo, l'effetto psicologico. Sappiamo che l'attività fisica regolare permette una riduzione di ansia e stress, che purtroppo sono molto frequenti in chi fa un trattamento oncologico attivo, poi per la notizia che spesso mina l'intero ambito familiare, e poi per i trattamenti in sé che hanno degli effetti collaterali purtroppo inevitabili, permette un miglioramento del benessere psicofisico, un miglioramento della qualità di vita complessiva. E sappiamo anche che l'esercizio fisico permette di potenziare quello che è l'attività di alcuni farmaci e quindi di giocare un ruolo importante di sinergia, ad esempio con la chemioterapia nei tumori della mammella. Quindi i vantaggi di uno stile di vita sano e fisicamente attivo non solo sono a favore di chi non si è mai ammalato di tumore, muoversi con cautela può aiutare a tollerare meglio le terapie e prevenire le recidive. E quindi queste sono le mie conclusioni. Le raccomandazioni sullo stile di vita, mi riallaccio anche al webinar precedente, stile di vita significa anche dieta sana, esercizio fisico, sono fondamentali per prevenire il cancro nei soggetti sani. Abbiamo visto come possiamo abbassare notevolmente l'incidenza di alcune patologie adottando uno stile di vita sano, permettono di ridurre le recidive in chi ha avuto una diagnosi di tumore e ha affrontato già un percorso di cura e sta facendo controlli, sono importanti in chi anche sta affrontando un trattamento attivo, sia esso chemioterapia, immunoterapia, ormonoterapia. Sappiamo che c'è un beneficio assolutamente innegabile dell'attività fisica e della dieta nei pazienti oncologici, che permette di tollerare meglio il trattamento e spesso anche di perseguire l'obiettivo in maniera più efficace. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringrazio la dottoressa Foglietta per l'approfondimento della tematica lanciata dalla dottoressa Raciopi. Quindi, in una parola, l'esercizio fisico andrebbe prescritto come un farmaco. Mi ha colpito questa affermazione perché in questo anche il supporto dei medici, anche quelli di base, dovrebbe essere congiunto proprio nel sostenere questa con forza questo consiglio sia per le persone sane che per le persone oncologiche o in fase di recidiva. Vedo delle domande. In realtà chiedo alla regia se sia opportuno farle immediatamente alla dottoressa Foglietta o tenerle alla fine. Ecco, come dicevamo, la sezione delle domande e delle risposte verrà fatta alla fine di tutti gli interventi. Darei dunque la presidente del Consiglio Comunale della città di Venezia si è dovuta scollegare, però ci tengo, insomma, rappresentando, ci No, fa Francesca, questa sono domanda qui per... se mi dai un Ah, minuto al perfetto, volo saluto Presidente, perché mi devo subito. staccare. Ringrazio. Dopodiché lascerò a te, Francesca, al dottor Piano, raccontare l'esperienza veneziana. Intanto volevo ringraziarvi per l'invito a partecipare, purtroppo
un impegno istituzionale urgente, dovrò scollegarmi. E in qualche modo mi riaggancio anche alle parole della dottoressa Racioppi prima, quando parlava di responsabilità collettiva e anche delle istituzioni. In effetti è così. Dobbiamo in primis noi incoraggiare la nostra cittadinanza ad adottare degli stili di vita sani, a partire dai più piccoli. Mi collego rapidamente ricordando che il Comune di Venezia in questi anni sta implementando enormemente le piste ciclabili, collegando tutta la città proprio per incoraggiare la cittadinanza ad una mobilità sostenibile. E ricordo anche il voucher 6 Sport e il voucher 6 Sport più che è dedicato proprio a Presidente, per far sì che le famiglie attivano i bambini fin da piccoli alle varie associazioni sportive. E gli appuntamenti consolidati importanti come non abbiamo colto ormai dal 2015 sentiva scatti. Ok, mi sentite? No, continua a sentirsi a scatti, Presidente. Ok, mi sentite adesso? La ringrazio, Presidente, ci dispiace dell'inconveniente tecnico nell'audio. Mi riallaccio all'intervento della Presidente, segnalando come la città di Venezia abbia identificato una serie di interventi, di azioni per la cittadinanza a partire dai bambini, proprio per stimolare l'attività fisica e lo sport, ad integrazione dell'attività scolastica ma anche extrascolastica, quindi esempi concreti nella quotidianità tutto l'anno. Inoltre vorrei richiamare l'attenzione ad un modus operandi nelle campagne di comunicazione della città di Venezia su diverse tematiche, in particolare l'ottobre rosa, il mese dedicato alla campagna di comunicazione sulla prevenzione e il controlli, quindi per continuare con il novembre e il mese che riunisce le iniziative contro la violenza sulle donne, siamo appunto a novembre, e poi a marzo il marzo donna. E queste tre attività, queste tre campagne di comunicazione, delle quali il tema legato alla prevenzione e alla salute si concentra ad ottobre, però sono accomunate da una logica, una forma mentis che è quella di rete di comunicazione e di visione con il territorio, in cui tutta il tessuto territoriale, associativo, il settore viene stimolato nel organizzare in prima persona delle iniziative di ogni e in maniera la più inclusiva possibile, e quindi la città diventa una cornice. Perdona, il Comune di Venezia diventa una cornice che forse dà voce a problema di connessione più disparate al comune nei quartieri, nelle zone più decentrate della città. Di consiglierei di lasciare la come parola buona a prassi, ecco, a livello e nazionale. Poi nel frattempo tu entra, esci e vediamo, insomma, esatto, bene. Oh. Va bene, esco e riesco, perfetto.
Va bene, va bene. Allora do la parola al dottor Pianon, presidente della LILT Venezia, Lega Italiana Lotta ai Tumori. Che appunto. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate bene. Sullo sport, ma anche l'arte, sia in fase di prevenzione che di riabilitazione. E da molti anni sono anche presidente della Lega Italiana Lotta Tumori nella sezione di Venezia. Cosa fa la Lega Tumori? Andiamo un po' avanti qui. Intanto voglio ricordare che la Lega Tumori da 100 anni è attiva sul nostro territorio e non è una stazione come tante altre, ma bensì un ente governativo con addirittura il bilancio controllato dalla Corte dei Conti. Quindi tutto quello che facciamo deve essere molto serio e assolutamente segue alcune linee guida da cui noi non possiamo uscire. Questo è per spiegare così velocemente cosa fa la nostra associazione. Allora, parliamo oggi, abbiamo detto, di prevenzione e prevenzione mediante lo sport. La LILT segue ad ampio raggio tutti i tipi, promuove tutti i tipi di prevenzione. Cercherò di essere molto rapido anche perché molto è già stato detto soprattutto sull'attività sportiva e quindi non vorrò ripetermi, però vorrei parlare di quello che noi facciamo veramente in pratica. Quindi sicuramente ormai il fumo, sappiamo tutti, e non occorre più ripeterlo, quanto sia dannoso alla salute, però è fondamentale, abbiamo perso qua, ecco qua, è fondamentale promuovere questa azione sul territorio. Cosa fa la LILT? La LILT ogni anno, continuativamente, non soltanto una giornata dedicata alla lotta al fumo, fa degli incontri con la popolazione e lì spiega in maniera molto pratica quanto il fumo possa essere dannoso e su questo non mi soffermo. Non mi soffermo neanche sulla promozione che noi facciamo con conferenze continue e addirittura in tante sedi della LILT abbiamo anche dei corsi di cucina, cioè abbiamo dei professionisti che spiegano come rendere appetibile una cucina sana, perché molto spesso passa la credenza che quello che fa male è buono e quello che fa bene è cattivo. Invece lo dobbiamo spiegare, lo spieghiamo proprio con un'azione pratica, come ripeto, con proprio dei corsi di cucina, qui partecipano veramente moltissime persone, come invece si può realizzare un buon pasto usando degli ingredienti sani e quindi mantenendoci in salute con un'alimentazione corretta. Qua volevo farvi vedere questo perché sapevo che oggi parlava prima di me qualcuno di molto esperto e farvi vedere questa diapositiva che ho tirato fuori dal 2014 in cui vedete che è sempre invitato, sempre le persone sono invitate a praticare attività fisica però con delle durate decisamente minori di quelle che sono state fatte e anche presentate stamattina adesso, perché si è capito nell'andare degli anni, e sono passati solo circa 10 anni, 9 anni da questa slide, che molto più importante è anche il tempo dell'attività fisica. Questo mi preme ricordare, lo faccio anche il medico dello sport, che il Ministero della Sanità ha proprio promosso verso i medici di base l'invito di prescrivere l'attività fisica. Oggi l'attività fisica può essere anche prescritta come vengono prescritti i farmaci, vengono prescritti gli esami di laboratorio, gli esami clinici. Quindi veramente sta entrando molto nella mentalità medica e anche dei pazienti l'importanza dell'attività fisica. Una cosa vorrei anche dire però, che questa attività fisica deve essere controllata. Questo lo dico anche dal medico dello sport, perché non basta dire fate sport. Fate sport, però prima di farlo dovete farlo con moderazione, dovete farlo con un controllo medico preventivo, infatti per tante attività serve appunto un certificato della medicina sportiva, perché altrimenti lo sport può essere anche controproducente. Per esempio gente che si rovina la vita ogni giorno, fa chilometri e chilometri di corsa e sappiamo che questo, se ha degli effetti benefici da un lato, può provocare anche dei problemi, per esempio alla colonna o ad altri organi apparati. Quindi lo sport sì, però lo sport è fatto con moderazione. Lo sport, noi abitiamo a Venezia, siamo a Venezia, quindi promuoviamo anche degli sport che siano fattibili nel nostro territorio, e questo ve lo mostro così perché penso che possa essere interessante,
La boga, per esempio, è uno sport che noi, poi ne parleremo un attimo, in maniera un attimo più dettagliata per alcuni aspetti, è veramente qui lo promuoviamo sul territorio proprio cercando di portare più cittadini possibili a muoversi, anche camminando nella nostra bella città, come vedete in quella slide in alto, e anche a tutte le età, noi abbiamo, anche se non si sa, anche Venezia ha delle zone verdi molto ampie, e quindi anche in età avanzata camminare, anche con una camminata veloce, o anche proprio soltanto una camminata ogni giorno per un certo periodo di tempo, si parla del numero di passi, si parla di minuti, ma l'importante è farlo, perché un conto è parlare, poi un conto è fare. Quindi la gente deve capire che è fondamentale. È fondamentale come combattere l'obesità, questo l'abbiamo detto, e noi, come ripeto, continuamente battiamo il tasto della salute legata alla prevenzione, che si può fare mangiando bene, mangiando a tavola. Abbiamo recentemente fatto anche questo tipo di convegni. La prevenzione secondaria invece noi come l'ILT la pratichiamo. Abbiamo degli ambulatori che tutti i giorni funzionano, sono gratuiti. Abbiamo un ambulatorio di serologia, un ambulatorio di dermatologia per la prevenzione dei melanomi e un ambulatorio anche di urologia. Adesso stiamo per partire anche con degli ambulatori che promuovono la prevenzione delle malattie polmonari. Cosa si può fare poi anche per i pazienti che arrivano alla nostra osservazione? Sicuramente si possono sostenere con gli psicologi, e questo sempre nella nostra organizzazione è fatto appunto dai psicologi e dai psico-oncologi che li seguono. Quando poi il paziente incontra la malattia, cosa fa? Fa la riabilitazione. La riabilitazione fisica, che come dicevo prima, però deve essere fatta sempre seguita da specialisti. Noi per esempio abbiamo una squadra che fa Nordic Walking, ma sono tutti i nostri istruttori, tutti laureati in discipline tali da poter seguire queste persone in maniera molto corretta. In più facciamo la ginnastica dolce e abbiamo un'attività di riabilitazione per quello che riguarda l'infodrenaggio del braccio, con dei fisioterapisti specializzati. Abbiamo l'altro anno per 100 anni attivato anche una promozione della partecipazione alla Venice Marathon, che penso tutti conoscete, 10 km. Abbiamo avuto una partecipazione di centinaia di donne in rosa che proprio sono servite come messaggio mediatico per dire: guardate che correre e camminare fa bene. Quindi veramente questa è un'attività più di tipo promozionale e pratico che solo teorico. Nella prevenzione terziaria quindi abbiamo, come detto, una terapia psicologica, una terapia di riabilitativa fisica e una terapia sociale. Vediamo meglio di cosa si tratta. Dunque, io vorrei fare questa mattina un po' il punto sulla nostra esperienza riguardo a uno sport che ha rivisitato, diciamo, dal 1996 McKenzie dell'Università della Columbia, che ha detto sì allo sport con Dragon Boat. Mi pare che ormai sia uno sport molto conosciuto, soprattutto tra le donne operate al seno. Perché? Perché, come ha detto McKenzie, non occorreva aspettare molto tempo per riabilitarle con questo tipo di attività sportiva, ma subito le donne, dopo pochi mesi dall'intervento, potevano cominciare a fare questa attività. Questa attività che è diventata veramente importante. Pensate che l'altro anno abbiamo fatto un incontro nazionale con tutti i dragoni vicino ad Ancona, con le bogatrici, quella donna operata al seno, e solo in quella manifestazione sono arrivate quasi 600 persone. Quindi è uno sport che sta prendendo un grande piede, per fortuna, però noi abbiamo voluto fare qualcosa in più. Eccolo qua. Abbiamo portato un protocollo nuovo e l'abbiamo portato proprio al congresso che c'è stato quest'anno a Roma di medicina dello sport, dicendo che vogare va bene, perfetto quello che dice McKenzie, però anche questo va fatto secondo alcuni
con alcune modalità. Allora, noi abbiamo anche noi a Venezia delle squadre di una squadra di donne che volano, le abbiamo denominate Pink Fire o Fuoco Rosa, perché hanno veramente una attività gioiosa tra loro, che dico io, hanno il fuoco dentro, queste signore, con una volontà di guarire, di rimettersi in gioco e anche di socializzare, perché con questo sport trovano anche la possibilità di socializzare. Però io preferisco che tutto quello che fanno venga fatto secondo alcuni crismi. Allora, cosa facciamo? Prima di metterli in barca, non vanno solo così volontariamente in compagnia, ma superano alcuni esami in cui noi valutiamo la forza del braccio, facciamo l'elettromiografia, facciamo una valutazione appunto della forza muscolare residua dopo un'operazione, che sicuramente può compromettere alcuni parametri per quello che riguarda soprattutto la forza del braccio per vogare. Allora vedete che vengono studiate proprio con degli esami clinici ben definiti. Addirittura noi vogliamo che queste signore voghino con grande sicurezza e che non facciano degli sforzi eccessivi, per cui dopo gli esami che vi ho appena accennato, facciamo dei test anche in piscina, vedete qui sono in inverno, che fanno anche la preparazione a freddo a terra, e vogano sul bordo della piscina con delle pagaie, diversificate, perché è giusto che chi ha più forza usi una pagaia più grossa, più grande, e chi ha meno forza userà delle pagaie più leggere e molto meno impegnative dal punto di vista dell'attività fisica. Su questo abbiamo preso un sacco di dati, lavoriamo insieme con l'Università di Padova e anche con quella di Stoccolma. E recentemente, vedete, questa è una cosa molto recente, c'è stata appunto fatta anche una tesi di laurea su proprio quello che riguarda lo studio dell'attivazione muscolare sulle donne che, operate al seno, poi vanno a vogare in robot. Eccolo qua. E alla fine queste signore, come vedete da queste slide, fanno anche delle competizioni, anche se, ripeto, le nostre squadre della Liz non sono libere di farle quando vogliono, ma arrivano alla competizione, che è una competizione di tipo gioioso, soltanto quando fisicamente siano a posto, perché sicuramente lo sport è molto bello, ma molto spesso l'entusiasmo ci fa fare degli sforzi che non sono adatti. Pensavo prima, come diceva la collega, che per esempio la bicicletta è uno sport che sicuramente promuove la salute, però io da urologo dico anche che ho dei pazienti che con la bicicletta sono provocati da prostatiti croniche, che poi sono qualche volta possono evolvere anche in forme carcinomatose. Quindi la bicicletta va bene, ma va fatta anche quella con dei controlli continui anche dal proprio urologo, perché l'eccesso, io ho delle persone non più giovanissime che addirittura per le gare amatoriali si dopano. Quindi attenzione, incentivare lo sport, ma sempre con una moderazione e soprattutto un controllo medico. Passiamo all'ultima, cerco di essere il più rapido possibile, l'ultima sezione di che mi compete ed è quella dell'arte come terapia. Le persone che hanno avuto il cancro hanno superato una fase molto difficile, o qualche volta non l'hanno ancora superata, perché il cancro si abbatte sia nel paziente che nella famiglia come uno tsunami, diciamo, una cosa che va a cambiare molto del tutto l'equilibrio della persona e della famiglia. Quindi noi li aiutiamo come? Li aiutiamo incentivando alcune attività che i pazienti preferiscono. Quindi abbiamo dei corsi di scrittura, di poesia, di pittura, di fotografia, di musica, ma la cosa di cui siamo più fieri è una, che è il nostro teatro. L'attività teatrale ormai è riconosciuta come un'attività che sicuramente può riportare, soprattutto dal punto di vista dell'umore, della tranquillità psicologica, i pazienti in uno stato migliore dopo la malattia. Però il nostro teatro è innovativo. Perché è innovativo? Perché mette sul palcoscenico dei pazienti oncologici insieme ai loro oncologi.
Questo cosa fa? Permette intanto di far cadere quella barriera che c'è di paura molto spesso tra il paziente e l'oncologo, e fa vedere che l'oncologo è un medico come tutti gli altri, una persona come tutte le altre, quindi con cui si può chiacchierare, stare insieme e socializzare, e questo viene rappresentato. E in più queste commedie sono scritte da un professionista, da un regista molto bravo, che crea dei personaggi quasi ad hoc in base alle varie psicologie e alle caratteristiche caratteriali degli attori stessi. Vi faccio vedere, ecco qui una delle ultime rappresentazioni che abbiamo fatte. Le abbiamo fatte al Teatro di Goldoni di Venezia, che è il più grosso teatro veneziano. Lo spettacolo si chiamava Campo Sant'Albisi, era uno spettacolo proprio quasi tutto in dialetto veneziano, e ha fatto il sold out, e alla fine abbiamo avuto proprio una standing ovation, perché gli attori così bravi e così motivati nella loro azione hanno veramente conquistato tutto quanto il pubblico. Per cui vedete che la LILT si muove un po' in tutte le direzioni. Io sono stato più rapido possibile perché poi cederò la parola, però ci tengo molto a far sapere questo, come ci tengo a far sapere, mi dispiace che la Presidente Damiano si è dovuta andare, che tutte queste cose che facciamo le possiamo fare perché molto spesso ci serve il sostegno e la sinergia con altri enti, e soprattutto noi lavoriamo molto con il Comune di Venezia, con la struttura veneziana, anche con la Regione Veneto, perché soltanto con il loro supporto, che non è un supporto di tipo soltanto monetario, anzi proprio quasi sempre non c'è nessun supporto monetario, ma un supporto organizzativo. Avere il teatro a disposizione, per esempio averlo gratuitamente, è stato un grosso benefit che il Comune di Venezia ci ha concesso. Come nell'Ottobre Rosa noi giriamo per tutta Venezia, questo ormai ha avuto un riscontro mediatico molto alto, con un vaporetto dipinto di rosa che promuove la prevenzione per il tumore al seno. Perché molto spesso non basta parlarne tra di noi, parlare tra esperti, ma se la gente, noi diciamo che dobbiamo andare incontro alla gente, incontro e far vedere cosa devono fare per mantenersi in salute. Abbiamo addirittura in tutta la regione Veneto, e come in tante altre parti d'Italia, la LILT ha dei camper trasformati in ambulatorio che vanno nei paesi, nei paesini, a fare delle visite gratuite, non perché quelle poche visite possano risolvere la situazione, perché la gente vede e capisce, parla tra di loro, che il tipo di attività che viene fatta nel campo si può fare poi anche in tutti gli altri ambulatori senza avere nessun timore reverenziale. Perché molto spesso io sento da medico dire alla gente: sa, non mi faccio vedere, non mi faccio visitare, perché chissà poi cosa mi trovano. E questo è un atteggiamento mentale purtroppo vecchio, ma che è difficile da scalzare. Quindi prevenzione sì, ma soprattutto dopo anche bisogna restare vicino ai pazienti più sfortunati che hanno incontrato la malattia neoplastica, per riportarli a una vita più serena possibile. E come abbiamo visto, anche queste attività come lo sport, queste attività che noi lo dico sociali, possono aiutare il nostro sistema immunitario a risolvere meglio i problemi di salute. Per ultimo, e questo poi parlerò, mi parlerà un attimo Francesca Vianello, che è più esperta di me, c'è un altro tipo di teatro, un teatro particolare che è molto poco conosciuto, che è il burlesque. Anche questo viene promosso anche dalla LILT, ed è uno spettacolo teatrale in cui, ne parlerà appunto Francesca, le donne si riappropriano di una corretta immagine mentale del proprio corpo e lo espongono senza inibizioni, ritrovando la gioia della femminilità, perché anche questo è un aspetto importante che di recupero per le donne, soprattutto operate al seno, che spesso non sentendosi più come prima hanno una specie di timore, si sentono diverse, si sentono non più quelle di prima, quindi superare questa fase è possibile anche in un'attività come burlesque. Quindi spero di essere rimasto nei tempi e cedo la parola a Francesca.
Sì, assolutamente sì, dottor Pianon, la ringrazio. Con il suo intervento abbiamo ampliato il concetto di essere attivi dall'attività fisica, quindi dallo sport, quindi dal fisico allo spirito, includendo l'arte nelle sue forme più ampie, come una sorta di arte terapia, dove l'aspetto artistico e sociale è preponderante. E gli esempi sono stati ampi: la pittura, la fotografia, il teatro, la recitazione, e chiudiamo con il burlesque. La città di Venezia, in collaborazione proprio con la Lilt Venezia, da anni supporta in vari modi l'organizzazione di un incontro spettacolo di burlesque per appunto dare voce a delle donne che apportano su di sé cicatrici fuori e dentro, cicatrici nel corpo, ma cicatrici anche nello spirito, che a volte sono più dure da far guarire, e lo fanno mettendosi a nudo, questo termine che nella lingua italiana proprio coniuga l'aspetto oggettivo con l'aspetto invece come modo di dire. Quindi le donne che si tolgono parzialmente i veli, esponendo il proprio corpo felicemente imperfetto. Che con serenità arrivano a fare delle performance di artistiche in cui superano le insicurezze legate anche alla propria fisicità dopo una degli interventi oncologici, ma non solo. Appunto l'universo femminile con la sua complessità e la difficoltà di sostenere e superare gli stereotipi di perfezione a cui tendono sempre ad ottenere. Quindi un piccolo esempio: ovviamente il burlesque è un'arte antica, una nicchia insomma teatrale, che però a Venezia ha portato sul palco con coraggio, supportata dalla città stessa, della Lilt, appunto questa forma d'arte. Ci sono stati degli esempi in passato anche in altre zone, come sempre del Veneto, come nel Rodigino con l'Andos, quindi donne collegate al tumore al seno. Quindi è un mosaico di attività, le più variegate artistiche, che arriva alla nicchia del burlesque, che servono per far guarire lo spirito in armonia con le altre donne, perché la cifra degli spettacoli teatrali della Lilt, degli spettacoli, è proprio questa: lo stare insieme con il sorriso, con l'ironia, con l'autoironia, e creare gruppo. Penso al burlesque, alla sorellanza, allo stare insieme tra donne, che è già di per sé una cura, ecco. Quindi ho ritagliato questo micro cameo più che come moderatrice, come relatrice, dal momento che appunto faccio parte della città di Venezia. Ecco. E adesso cambio di nuovo cappello, e negli ultimi minuti, siamo al termine del nostro incontro, apro la seconda sezione delle domande dal pubblico, dopo la prima che era stata
aperta per la prima relatrice, la dottoressa Bracioppi. E adesso mi concentro sulle domande invece per la dottoressa Foglietta e il dottor Pianon. In primis il collegamento tra l'attività fisica e il morbo di Crohn, dottoressa Foglietta, una riflessione appunto tra l'attività fisica e specificatamente il morbo di Crohn. Sì, grazie. Allora, il morbo di Crohn è una patologia infiammatoria cronica dell'intestino, dipende molto dalla fase in cui il paziente si trova, quindi ci sono dei periodi di maggior remissione, dei periodi in cui il paziente è più sofferente. L'attività fisica non è mai una controindicata anche nel morbo di Crohn, ovviamente va calibrata in base allo stato della patologia in quel momento per il soggetto, e è importante, come sottolineava il dottor Pianon, che ci sia sempre un medico di riferimento che guidi un po' l'attività fisica qualora ci siano delle patologie importanti sotto, quindi che non sia mai svincolata da quello che è il consiglio del medico. La ringrazio, dottoressa Foglietta. Abbiamo invece ora una domanda per il dottor Pianon, una sollecitazione. Se l'attività fisica è una terapia, andrebbe raccomandata ai nostri pazienti, oltre che dai medici di base, proprio dagli specialisti che oggigiorno alle prese con le difficoltà del nostro sistema sanitario nazionale? Sì, come dicevo prima, oggi il medico di medicina generale può prescrivere l'attività fisica, proprio questa è una direttiva del Ministero della Sanità. C'è una differenza però, per l'attività fisica possiamo comprendere di tutto, tra un'attività fisica moderata, che è quella della passeggiata, quella del giro in bicicletta, c'è quella dell'attività fisica, non dico agonistica, ma sicuramente competitiva. Allora, forse non tutti sanno che esistono in quasi tutte le aziende sanitarie, se non in tutte, una divisione di medicina dello sport. Questa medicina dello sport è proprio fatta perché le persone possono rivolgersi, oltre che per avere i famosi certificati per attività non agonistiche e agonistiche, anche per avere dei consigli su come meglio praticare l'attività sportiva. Perché, come dicevo, fino a che si tratta di fare una passeggiata, di camminare, fare del nordic walking, va bene, però soprattutto in certi pazienti con patologie pregresse, che sia di tipo cardiocircolatorio o anche di tipo paraneoplastico, io penso che sarebbe corretto che prima di fare un'attività un attimo più impegnativa venissero visti da questi specialisti o spesso anche dal loro medico curante, che vedrà lui se è il caso di inviarli poi allo specialista di medicina dello sport. Grazie, dottor Pianon. Se non ci sono altre domande, sì, chiedono chiedono di fare rete con le altre sezioni del territorio nazionale per far sì che capillarmente vengano attuate le loro iniziative. Sì, e poi viene fatto un accenno alla musicoterapia. Ecco, sì, il lavoro in rete, il collegamento con le altre sezioni territoriali della LIT, ma anche delle altre associazioni. Se vuole il dottor Pianon fare un accenno al lavoro in rete proprio, e anche sia della LIT che tra associazioni. Come dicevo prima, la LILT è un'associazione fatta da volontari, basata sul volontariato, che ormai è una grande tradizione perché avendo 100 anni di vita è ben inserita nel territorio, siamo presenti circa in 120 province, quindi non è che sia una cosa che sia soltanto locale. Chiaramente, essendo fatta da volontari, dipende, sono delle associazioni LILT provinciali molto ben strutturate, molto forti, dico io, dal punto di vista anche dei contributi economici che riescono ad avere dalle donazioni, perché non, purtroppo tutto quello che noi facciamo ha un costo, per esempio i camper che girano, che dicevo prima, per il territorio hanno un costo di mantenimento. Quindi tutte le attività che noi facciamo hanno dietro un tipo di organizzazione. Cosa è possibile? Questo lo facciamo continuamente. Quando non è nelle nostre forze dare un certo tipo di servizio,
scivolano sul territorio. Oggi associazioni di volontariato sul territorio ce ne sono forse anche troppo. Molte purtroppo sono, non dico io fasulle, ma parlano, parlano, non fanno nulla, e tante altre invece sono veramente molto attive. Quindi facendo rete con queste altre associazioni, ce ne sono di molto serie, come vi ripeto, possiamo dare un servizio sicuramente migliore ai pazienti che ce lo richiedano. La cosa importante, vede, è che molto spesso non tutti conoscono questo tipo di possibilità. Faccio un esempio: noi abbiamo tutti i giorni qua c'è uno psico-oncologo che lavora, ma mi richieda, le richieste di ricorrere al loro aiuto sono molto inferiori a quelle che potrebbero essere, ma non per diffidenza, proprio perché spesso non si sa e non abbiamo neanche la possibilità di fare una pubblicità alla nostra attività, perché non è questo nel nostro ruolo istituzionale. Però, ripeto, anche questo tipo di incontri che noi facciamo, secondo me serve perché passando la voce, qualcuno che è in difficoltà, può rivolgersi a queste situazioni. Faccio un esempio: noi abbiamo perfino, qua non ho enumerato le cose che facciamo, perfino un avvocato che gratuitamente assiste le donne che abbiano avuto dei problemi. Voi non avete idea di quante signore operate al seno, soprattutto anche l'età giovanile, vengono abbandonate dal partner, purtroppo questa è una cosa veramente disgustosa, direi io, solo perché così non sono più quelle di prima dal punto di vista fisico. Ma oltre all'abbandono, che è già un trauma psicologico non è differente, hanno anche dei problemi di tipo economico, perché molto spesso queste belle persone abbandonano la partner e la lasciano anche nelle difficoltà economiche. Ecco, noi abbiamo un avvocato che per quello che è possibile le assiste gratuitamente per poter almeno riprendere una mano un po' di loro diritti, ma anche questa è un'attività che non sempre è conosciuta, quindi noi cerchiamo di fare il possibile per fare rete con altre associazioni e con dare questo tipo di servizi. Ripeto, poi il nostro problema è che mi diceva il mio presidente nazionale, che è il professor Schittulli, che quest'anno, in questi ultimi 2 o 3 anni, sono nate 5.000 associazioni in Italia contro il cancro. Allora voi potete immaginare che 5.000 non sono poche, non sono poche. E non tutte sono, diciamo, ben impostate, per usare una buona parola. Quindi informarsi su chi è sul territorio da più anni, da chi è attivo e anche e soprattutto fare rete con le persone che hanno usato i nostri servizi, penso sia fondamentale. Perché si può cadere purtroppo qualche volta in associazioni che proprio non sono così specchiate. Grazie, dottor Pianon. Parola d'ordine: fare comunicazione e fare rete. Come frutto di un lavoro di rete, questo ciclo di incontri, di webinar, sul piano europeo contro il cancro. E ci avviamo alla, conclusione di questa mattina insieme. Ringrazio davvero tutti i relatori e le relatrici, molto, precisi, puntuali e interessanti. E vi lascio con un appuntamento, un invito a giovedì prossimo, sempre alle 10, registrandovi entro il giorno prima. Sarà un webinar particolare, importante, molto utile sui finanziamenti europei nel settore della salute, quindi dal programma EU for Health al programma Mission Cancer, del programma Horizon Europe. Quindi entriamo nel vivo proprio delle modalità, appunto. Il problema spesso è anche economico, dei fondi, anche come accedere a questi fondi. Ringrazio tutti, e ricordo che link, slide e videoregistrazione dell'incontro di oggi e dei precedenti sono sempre disponibili nella piattaforma di Formez, che ha messo a disposizione appunto gli ausili per oggi. Buongiorno. Grazie. Grazie.